Come prevedibile, il presidente del Consiglio Comunale, Milton Di Sabatino, dopo aver lasciato la sua lista, è entrato nella famiglia di Futuro In. Dunque Futuro In si rafforza di un nuovo elemento. Immagino che siate molto contenti anche di questo. Beh, allora, prevedibile non lo so, sicuramente con Milton, come anche con altri consiglieri, c'è stato sempre un dialogo sui temi, sulle cose da fare e sulle priorità per la città. Fatto ciò, tuttavia, c'è una sorta di problematica, perché è stato eletto quale presidente del Consiglio quando apparteneva al suo gruppo, ovvero Insieme per Te. Adesso, avendo cambiato gruppo, c'è chi, come Mimmo Sbraccia, che dice deve dimettersi. Beh, allora, io insomma credo che questo sia uno dei temi più importanti per la nostra città. Una città nella quale ci sono, cioè, la ricostruzione post-sisma, nella quale ci sono tante cose da fare, ben note. Il tema del giorno è il Presidente del Consiglio. Insomma, io devo dire che questi consiglieri, i miei colleghi, hanno veramente tante cose a cui pensare. Detto questo, io non vedo un problema politico. Il Presidente del Consiglio è stato votato da consiglieri di tutti i gruppi di maggioranza, quindi non dai consiglieri del suo gruppo, né tantomeno credo ci sia un legame di sangue tra i gruppi e il Presidente del Consiglio. Semplicemente è stato votato da tutti all'inizio della consigliatura. Peraltro credo che Sbraccia all'inizio della consigliatura, quando lo ha votato, non facesse neanche parte del gruppo Insieme per Te, ma di un altro gruppo che credo abbia lasciato per poi flirtare un periodo con Fratelli d'Italia e poi dopo entrare in Insieme per Te. Non ho altro da dire, insomma, mi sembrano chiare le cose. Comunque Sbraccia dice che ne farà una questione politica, ecco, sarà un argomento che non tralascerà. Mi fa piacere per lui che ha tutto questo tempo. Io sinceramente non vedo una questione politica, non credo che sia tra le priorità di questa amministrazione, di questo consiglio, andare a ridiscutere e rimettere in campo la presidenza del consiglio. Ripeto, abbiamo il bilancio, un bilancio da approvare, abbiamo dei provvedimenti da prendere per la città, specie per il post-sisma. Credo che sia sciocco associare il voto del bilancio e quindi i problemi dei teramani, quelli sì, quelli seri, a una questione di questo genere.